Lectat, perché la rosa con le spine punge, e quindi bisogna stare attento, ma col profumo e con la bellezza diletta. È la stessa funzione che devono avere i libri. Il libro in qualche modo deve pungere, deve provocare, deve richiamare, e nel leggerlo, leggendo le pagine, deve dilettare, che è la funzione vera della cultura. Ora, il bancarellino è frutto dell'amicizia di due persone, Vezio Melegari e Renzo Tolozzi, tutte e due genovesi. Uno, Renzo Tolozzi, libraio, figlio di Amilcare Tolozzi, un grande libraio editore, e Vezio Melegari, un uomo di scuola che però si muove nell'ambito scolastico con interesse per l'editoria, per i fumetti, per il mondo dei ragazzi. Il bancarellino nasce, come avete visto dalle schede, nel 57, quando il Bancarella era già nato, perché il Bancarella nasce nel 1952. Siamo nel secondo dopoguerra e a Pontremoli c'è un'intesa bellissima di alcuni intellettuali con i librai sparsi in tutta Italia per creare questo premio, il premio Bancarella, il premio dei librai, l'unico premio in Italia e forse in Europa dove a votare sono solo i librai delle bancarelle, i librai delle grandi librerie. Il premio Bancarella ha subito un grande successo perché nel 1953 vince Hemingway col Vecchio e il Mare, edizioni Mondadori, tradotto dalla Pivano in quell'edizione bellissima verde della Medusa, e anticipa il premio Nobel per la letteratura, immaginatevi. Quindi i pontremolesi, i librai pontremolesi, i librai delle bancarelle fanno vincere Hemingway, questo scrittore importante che si vede assegnato il premio poi nel settembre quando passa da Genova e dove alcuni librai genovesi vanno a consegnargli questo premio che era semplicemente la fascetta da mettere sopra il libro. Il Bancarella ha un successo strepitoso, un grandissimo successo di consenso. L'anno dopo addirittura i librai hanno il coraggio di votare Guareschi, l'autore di Don Camillo, si trovava in prigione a Parma perché aveva pubblicato delle lettere di De Gasperi, in cui De Gasperi, che era presidente del Consiglio, chiedeva il bombardamento durante la guerra di zone periferiche di Roma. Queste lettere, secondo il Tribunale di Milano, erano false e Guareschi fece 18 mesi di prigione. Fu l'unico scrittore italiano che è andato in prigione, 18 mesi perché non chiese assolutamente la grazia al Presidente della Repubblica, che gliel'avrebbero concessa volentieri. Pensate che Guareschi entrò in prigione a Parma con la stessa divisa del campo di concentramento a cui era uscito proprio dal campo di concentramento tedesco alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per dire che la battaglia per la libertà continuava. Attorno al Bancarella quindi potete immaginare l'attenzione che c'è stata. I grandi editori hanno capito che era un premio del tutto unico, del tutto particolare. Quando poi fanno vincere Pasternak, anche quello prima del Nobel, quando vince il dottor Zivago in quella magnifica prima edizione internazionale, che è l'edizione italiana voluta da Gian Giacomo Feltrinelli, il Bancarella ha raggiunto vertici di vendite, di consenso incredibili. Nel 57 Vezio Melegari e Renzo Tolozzi dicono: ma qui bisogna abituare i ragazzi alla lettura, perché se le maestre non vi fanno leggere tutti i giorni, se le scuole medie non vi abituano alla lettura quotidiana, l'esercizio della lettura non può essere un piacere, è soltanto un pungit, non riesce a diventare un delectat. La lettura deve essere qualcosa che accompagna la quotidianità vostra. E allora questi due personaggi, due grandi amici, nel 57 organizzano, nell'agosto del 57, durante il premio Bancarella,
una grande scampagnata fatta di pittori, illustratori, grafici, scrittori che vengono qui a Pontremoli. E qui a Pontremoli decidono di fare un premio per i ragazzi. Allora la fascia che si comprendeva era dalla quinta elementare alle tre scuole medie. Perché, dice, è quella lì la fascia dove bisogna catturare la lettura. Se non ce la fai a catturare la lettura ai ragazzi in questa fascia qui, poi alle superiori non ce la fai più. Addirittura all'università non prendono l'abitudine della lettura. Ci sono fiori di laureati anche bene, che non hanno il piacere della lettura, che non hanno incontrato il piacere della lettura. Il bancarellino ha questa funzione, coinvolgere il mondo dei ragazzi per il piacere di questa lettura. E il premio viene dato, il primo premio nel 58, e allora non c'era giuria, si fece un grande sondaggio e ebbe subito un'attenzione particolare. Ma c'era un problema. Nelle librerie i libri per ragazzi in quegli anni erano pochi, erano sempre gli stessi, erano i soliti titoli, i ragazzi della Via Pal, le solite cose, cioè non esisteva ancora da parte del mondo editoriale un'attenzione all'editoria per ragazzi. Questo è stato il problema dei primi anni. Se oggi ci sono tanti libri per ragazzi e ci sono tanti editori che pubblicano libri per ragazzi, anche grandi editori, si deve questo tantissimo, non dico tutto, ma si deve tantissimo al premio Bancarellino. È il premio Bancarellino che ha sollecitato gli editori a pubblicare libri per ragazzi. E all'inizio, mi ricordo con grande fatica, facevano libri scolastici per ragazzi, cioè dove c'era da mettere gli appunti in fondo, le note. Erano libri brutti da vedersi. Soltanto in questi ultimi decenni il libro per ragazzi ha conquistato l'editoria italiana, con traduzioni bellissime, con libri affascinanti. Oggi possiamo dire di aver raggiunto il nostro obiettivo. Ma la cosa veramente importante è che mentre il Bancarellino, dopo quel primo anno che fu raccolto quasi un plebiscito, era formato da una giuria di 7 ragazzi. Questi ragazzi venivano scelti nelle varie province dai vari provveditori. Uno necessariamente era di Pontremoli per fare clac, cioè per sperare che i ragazzi pontremolesi venissero ad ascoltare in piazza. Gli altri venivano scelti da province, che poteva essere Genova piuttosto che Parma, Venezia piuttosto che Belluno. E questa giuria veniva ospitata qui da noi con i genitori per una settimana e venivano educati i ragazzi a discutere dei libri che avevano già letto, dei 5 libri che avevano già letto. La giuria doveva essere uno spettacolo in piazza, qualche volta lo era, altre volte meno, dipendeva dai soggetti, dai ragazzi. Alcuni ragazzi erano brillanti e quindi animavano la discussione, coinvolgevano. Altri erano intimiditi e quindi avevano difficoltà a esprimere i loro giudizi. Votavano per alzata di libro, cioè quando finita la discussione il presidente della giuria invitava i ragazzi ad alzare il libro che secondo loro dovesse vincere, veniva alzato il libro. E spesso, essendo 7 i votanti, succedevano degli ex aequo. Ci sono tanti ex aequo nel Bancarellino. Nel 12 nasce il progetto Lettura e questa è stata un'idea fondamentale. Il progetto Lettura nasce all'interno della fondazione per volontà di Enrico Polverini, di Claudio Giumelli, di tanti della fondazione che dicono: perché non mandiamo nelle scuole italiane, nelle scuole che lo richiedono, i libri da esaminare? In genere i librai sceglievano una ventina di libri. Su questi 20 libri mandiamoli nelle scuole, invitiamo gli insegnanti a far leggere i libri ai ragazzi e loro poi daranno un giudizio, una votazione. Primo elemento estremamente positivo, cioè il Bancarellino entra nelle scuole.
e soprattutto crea da parte dei ragazzi il desiderio di leggere un libro piuttosto che un altro. E siccome noi mandiamo solo i 20 libri finalisti, quest'anno sono 19, facilmente un bambino, una ragazza, un ragazzo desidera leggere qualche altro libro. Quindi questo incentiva già la vendita del libro. Questa prima fase è già una fase positiva dal punto di vista del libraio. Poi, la cosa interessante, che una volta scelto i 5 finalisti, c'è l'incontro in piazza, che è la gita che voi fate, la gita di tante scuole che arrivano qui in pullman, in treno, che riempie la piazza, più di 1000 ragazzi, 1500 a seconda delle annate, che a questi punti ascoltano gli autori al mattino, fanno delle domande agli autori e poi nel primo pomeriggio votano il libro che secondo loro è il migliore. Vi posso assicurare, io che seguo Baccarellino ormai da tanti anni, che mentre quando c'era la giuria dei 7, solo quando c'era un libro veramente eccezionale vinceva secco, cioè 6-1, 5-2, e a volte invece i voti vinceva 4-3, con questo sistema dei 1500-1600 votanti, cioè che hanno una scheda, il risultato è sempre molto più chiaro, nel senso che il vincitore è sempre un vincitore marcato. Sta a significare che voi esprimete un giudizio che è un giudizio libero, ma anche un giudizio più azzeccato. Chiudo dicendo che un grande vincitore del Bancarella, Singer, che ha vinto il Bancarella anche lì con la famiglia Moscat, anticipando per la terza volta il Nobel per la letteratura, ha detto che i ragazzi sono i migliori lettori dei libri, perché non si lasciano influenzare. Cioè, il ragazzo non è condizionato dal nome dell'autore, non conosce l'autore, non sa se questo ha vinto premi o non ha vinto premi, se è famoso o non è famoso. Il ragazzo legge il libro con spirito libero e riesce a formulare un giudizio personale: questo libro non mi piace, questa figura femminile non è trattata bene, la chiusura del libro non è bella, in maniera molto più precisa e soprattutto con una capacità di critica estremamente più libera. Ultima considerazione. Vedervi qua per me è una gioia, perché per tanti anni, durante il Bancarellino, la presenza delle scuole pontremolesi e dell'alta lunigiana si facevano notare per la loro mancanza. Grazie.